Viene da lontano, ma ha imparato subito la storia di questa terra e, per dire quanto sia grave la situazione, ha citato la distruzione di Cassino e Monte Cassino per mettere in guardia e dire che l'aria in questo periodo non è assolutamente delle migliori. Rischiamo di vivere di nuovo quei dolori, come ha detto qualche giorno fa Sua Eccellenza il Vescovo Gerardo Antonazzo. Quindi. Eccellenza, partiamo intanto non dalla fine ma dall'inizio di questo percorso suo personale. Lei quando ha incontrato Dio? Io l'ho incontrato da piccolo, perché vengo da una famiglia molto religiosa, molto semplice, una famiglia di contadini che sempre mi ha permesso di respirare un'aria religiosa molto umile, molto ordinaria, feriale, direi, le cose semplici di famiglie normali, aiutandomi a frequentare soprattutto la messa, diventando poi anche particolarmente vicino al parroco con il servizio liturgico, con la catechesi, una crescita molto normale, molto semplice. Ma lei quando lo ha visto, quando lo ha sentito? Perché c'è, si dice, una chiamata che naturalmente non è né un telegramma né una telefonata. A un certo punto si sente questa vocazione. Lei quando l'ha sentita? Io l'ho sentita appunto molto presto, direi, questa attrazione, perché per me è importante comunicare questa esperienza. Si dice vocazione, può sembrare un termine molto astratto, l'attrazione è qualcosa che si sente dentro, che si riesce a spiegare poco. È un'attrazione che veniva via via crescendo attraverso l'incontro anche con delle belle figure, quella dei sacerdoti che ho conosciuto da ragazzo e poi quella di un grande testimone del Vangelo che è stato Don Tonino Bello. Quando sono approdato con l'esperienza della vita cristiana in parrocchia, anche in una comunità di seminario, dove desideravo diventare prete senza sapere che cosa potesse significare. Allora ho incontrato Don Tonino e lì è stata, secondo me, l'esperienza. Ero ragazzo, frequentavo le scuole medie. Ricordiamo chi era Don Tonino Bello, perché è stata una figura che negli anni 70, 80 e 90 è stata centrale nel dialogo tra la Chiesa e la società. È stato uno degli elementi che ha abbattuto queste distanze, che ha evitato gli steccati. Ricordiamolo chi era. Ma dire chi era Don Tonino richiederebbe davvero una lunga trattazione, una lunga testimonianza che tanti e tanti possono rendere. Io l'ho conosciuto da ragazzo, io ragazzo, lui giovane prete, educatore, un uomo incarnato, una fede incarnata. È lì che direi è scoppiata un po' la scintilla di una vocazione sempre più motivata, attraverso l'esperienza della mia povertà, della sua povertà. Quindi l'esperienza guida della mia fede intanto, che cresceva in modo molto genuino, semplice, quasi ingenuo, ma sempre più motivata, è stata la via, la strada della provvidenza. Io vengo da una famiglia molto povera, avevamo il necessario per sopravvivere. Lui veniva anche ad un'esperienza di guerra, perché era anche orfano, quindi ha assaporato alla fatica della miseria più che la povertà, quindi la fatica di sopravvivere da un giorno all'altro. Portava con sé questa vivacità di un'esperienza di vita veramente incarnata e quindi molto prossima a tutte le possibili sofferenze, disagi, lamentele, fatiche delle persone. Crescevo dentro questo clima di un uomo che parlava con la sua storia, parlava lui, raccontava anche le sue esperienze e ci metteva, questo è stato molto bello, a contatto con le persone più in difficoltà. Ci aiutava anche con il gioco a incontrare i poveri, tra virgolette, di ogni genere, di qualunque classe sociale, cioè le persone che appartenevano anche a ceti diversi, ma con qualche difficoltà che lui faceva in modo di farci conoscere e assaporare la fatica di vivere, per gustare e apprezzare. Dio com'è? Dio è una presenza continua. Quando parlavo prima di provvidenza, e nella mia famiglia l'abbiamo sperimentato
con le prove alla mano, l'abbiamo incontrato e l'ho incontrato come una presenza nascosta ma continua, una presenza discreta e delicata che sa spianare la strada quando tutto sembra impossibile. Avevamo delle difficoltà a volte anche insormontabili che però poi quasi si dipanavano improvvisamente strada facendo. Dio non mi ha mai abbandonato, ma la via privilegiata della mia esperienza di Dio è stata la provvidenza. Dio si fa uomo, manda qui il Figlio consapevole del fatto che gli uomini lo crocifiggeranno. Ci ricorda tutto questo con una semplicità imbarazzante Papa Francesco, abituati per decenni ad avere la sacralità del Romano Pontefice, ci troviamo all'improvviso di fronte a un Papa che dice «sono un peccatore, pregate per me», ci dà l'esempio di quella che è la debolezza umana e l'umanità anche del Pontefice, cioè ci sta ricordando che siamo imperfetti, possiamo sbagliare? No, siamo in piena regola con la verità dell'uomo, della persona, della Chiesa che è fatta di persone. È finita, credo ormai, l'immagine di una Chiesa imperiale, di una Chiesa a potere, di una Chiesa che è maestra non perché ha tutto da insegnare, ma perché impara dall'esperienza umana e può annunciare la verità sull'uomo. La impara anche a proprie spese, con le proprie fragilità. Si mette e condivide la vita delle persone. Il Papa scende per strada, potremmo dire, nel senso di capire, ma viene dalla strada in fondo, viene dall'esperienza di una umanità pienamente condivisa e quindi diventa espressione di una Chiesa fatta carne, fatta storia, fatta sofferenza, fatta storia degli ultimi, ripartendo da questa realtà, cioè una Chiesa che sa ripartire dalla concretezza dei fallimenti, dei limiti, delle fragilità, del peccato. Quanto scritto e quanto annuncio il Papa ha fatto sulla misericordia e continua a fare sulla misericordia, perché la misericordia è la via maestra dell'esperienza di Dio. Dio che viene a salvare l'uomo a fondo perduto, rimettendoci il Figlio, vuole una Chiesa che a fondo perduto si dedichi alla vita dell'uomo, dove non ci sono interessi se non l'amore per l'uomo che Dio ha sposato e che la Chiesa deve sposare, perché è la via maestra l'uomo, diceva San Giovanni Paolo II, è la via maestra per la Chiesa, è l'uomo la via maestra su cui la Chiesa deve misurarsi, deve scommettere anche sul suo futuro. Non vorrei semplificare troppo, ma Papa Francesco a un certo punto nella sua umanità ci dice: a volte neanche io capisco Dio, non riesco a capirlo quando vedo la sofferenza dei bambini. Certo. È vero, lo abbiamo ascoltato ultimamente anche nell'intervista ultima che Papa Francesco ha rilasciato, dove diceva esplicitamente: davanti alla sofferenza dei bambini io non ho una risposta. Abbiamo le risposte teologiche, dottrinali, ma la risposta esistenziale, quella immediata di vicinanza e di prossimità, richiede forse solo il silenzio. La sofferenza dei bambini, la sofferenza di tanti bambini nelle guerre, nelle povertà. È vero, questo dice anche il limite dell'essere credente, perché c'è, a me sta a cuore anche affermare questo, direttore, cioè c'è nella fede una parte di non credenza, ma anche nella non credenza c'è sempre una parte di fede. È il dubbio. È il dubbio, che diventa non impedimento, ma una ricerca. Il dubbio onesto è una ricerca sempre, non una ideologia. L'uomo poi è sempre alla ricerca, intimamente. Se conosce veramente se stesso e accetta di essere nelle sue giuste proporzioni, non può che ritenersi e scoprire di essere una persona sempre in ricerca della verità dell'uomo. Se non riusciamo a capire Dio di fronte alla sofferenza dei bambini, ma di fronte alle bombe e alla distruzione che stiamo vedendo in queste ore in Ucraina, quando l'uomo si domanda Dio dov'è, è un'azione talmente grossa che noi non riusciamo a comprendere il mistero di Dio o c'è qualcosa che ci sfugge? Questa domanda se la poneva Benedetto XVI davanti al campo di concentramento ad Auschwitz. Dov'era Dio in quei momenti terribili della storia? Dov'è Dio oggi in questo momento terribile della nostra storia europea? E la risposta che dava Benedetto XVI è questa: Dio è e soffre dove l'uomo vive e soffre. Dio è lì e soffre con l'uomo. E questa è la verità della croce.
È Dio che accetta di subire quella sofferenza per condividere la sofferenza dell'uomo. A volte quello che ci impedisce di conoscere l'esperienza di Dio, credo sia l'immagine di un Dio onnipotente. Lo è, ma è anche un Dio debole. Beh, debole per l'amore, poi insomma debole forse... Benedetto XVI, se si fosse ricordato di padre Massimiliano Kolbe, morto nel campo di concentramento di Auschwitz, porgendo il braccio all'ufficiale che doveva iniettargli l'acido fenico, dicendo lei non ha capito niente, perché l'odio non crea nulla, solo l'amore crea. Dio era lì in quel momento. Certo, è lì dove c'è la sofferenza, ma è lì dove nella sofferenza c'è qualcuno che nell'amore offre la propria vita. È lì Dio, in quell'offerta della vita, in quella mano che uno tende, in quel gesto di amore e di vicinanza. Il Dio è lì, perché è un Dio incarnato, non è un Dio celeste perché è rimasto lontano dall'uomo. E allora perché non riconoscere questo agire di Dio nell'agire onesto dell'uomo che va verso il fratello? Lo riconosce, lo accoglie, lo abbraccia. Perché il Papa ostinatamente dice, parla dell'accoglienza dell'altro? Oggi noi lo stiamo sperimentando in modo molto più ravvicinato, ma io mi domando, tra gli sfollati dell'Ucraina, che dobbiamo accogliere, e coloro che vengono con una pelle diversa da più lontano, ma sempre per motivi di guerra e di fame, che differenza fa? Oggi noi stiamo aprendo il cuore e le porte in modo davvero incondizionato. È una crescita per l'Europa questa, in un momento di conflitto molto difficile, drammatico, senza dubbio. E allora è in questi gesti che noi scopriamo la presenza di Dio. Ciò che non è questo non è Dio, non riguarda Dio e Dio non lo vuole assolutamente. A Cesare ciò che è di Cesare, a Dio ciò che è di Dio. Senza dubbio. Di fatto lei l'altro giorno ha ricordato le sofferenze di questa terra, il martirio di questa terra durante la Seconda Guerra Mondiale. Quanto è preoccupato, Eccellenza? Sono molto preoccupato perché il nostro territorio, Cassino, Monte Cassino in particolare, ha conosciuto la distruzione, le bombe, i sotterranei, i rifugi, lo sfollamento. La gente sa, conserva, credo ancora, il terrore di quei momenti, dai racconti almeno che i genitori, i nonni hanno fatto della loro esperienza, ma anche da quelle che sono le testimonianze di tutto il territorio che parla di questa tragedia. Come non essere preoccupati? Noi siamo particolarmente toccati da questo evento bellico in Europa perché lo abbiamo sofferto qui a Cassino, su queste nostre città, in questi nostri territori. Come non sono poi eventi molto distanti tutto sommato. E non possiamo dimenticarli, non li abbiamo dimenticati, sono vivi sulla pelle delle persone, quindi siamo molto preoccupati perché dove c'è un rischio molto alto, forse basta poco per accendere un incendio indomabile. Siamo molto preoccupati, non è molto distante da noi questo conflitto, anche geograficamente parlando, oltretutto si raggiunge in poche ore l'Ucraina, ma l'Ucraina è già Europa, la guerra non è in Ucraina. Questa guerra si sta svolgendo in Europa e noi siamo l'Europa. Il Papa ha chiesto una giornata di digiuno. Può bastare un digiuno? A cosa serve il digiuno? Il digiuno ci aiuta a considerare intanto il senso della condivisione con chi non ha da mangiare. Il digiuno per noi significa rinunciare. Per tanta gente non è rinunciare, è non poter mangiare. Per capire bisogna condividere anche fisicamente alcune condizioni per poter assaporare la fatica di ciò che ci manca e apprezzarlo sicuramente molto di più. Il digiuno ci purifica, il digiuno ci rende anche più solidali, proprio nel comprendere meglio ci rende più vicini, più aperti nel cuore, più ricchi nel cuore per dire io cosa posso fare ora che ho capito di più cosa significa non avere da mangiare o rischiare un bombardamento o dover cambiare, lasciare casa e cambiare nazionalità, chiedere l'elemosina dell'accoglienza e dipendere dalle braccia di chi c'è o non c'è nell'accogliermi in una situazione difficile. Tanta gente in Ucraina partiva dicendo io non so dove andare. Oggi sta trovando tanta disponibilità, questo è molto bello. Ma questo lo capiamo perché veda, ci sono anche tante forme di indifferenza o di egoismo nonostante la guerra. E si fa fatica a convertire l'animo verso la prossimità, verso la fraternità.
i fratelli tutti di Papa Francesco sono un po' ostico in alcune situazioni dove gli interessi la fanno ancora da maggiore e hanno forza. Ma se noi viviamo di interessi, alla fine si muore soltanto strozzati. Allora il digiuno ci purifica e ci rende più solidari, ci fa capire di più e ci fa amare di più, perché quello che conosciamo non lo possiamo più abbandonare, ci appartiene e quindi ci rende più prossimi. Questo è quello che possiamo fare per lo spirito, e per il corpo invece in che modo possiamo aiutare? Perché vi siete mossi anche con tutte le strutture di accoglienza e di beneficenza. C'è una fioritura, ancora una volta direi, di generosità e di volontariato straordinario in tutto il territorio della diocesi, ma in tutta l'Italia, in tutte le nazioni. A livello operativo siamo già pronti, lo abbiamo anche dichiarato, ad accogliere tutte le famiglie che possono essere accolte in diocesi, in tutte le nostre strutture, nel seminario, nei centri pastorali. Abbiamo la disponibilità, non ci sono problemi. Meritano di essere accolti, per noi è un dovere farlo, perché è la storia che ce lo insegna. Eccellenza, lei lo ha accennato prima in qualche modo. Certo, questa è un'esperienza che ci fa scoprire diversi. Eravamo come un po' intorpiditi dalla comodità, poi scopriamo però che c'è un'Europa che fa fronte comune, che parla la stessa lingua. Addirittura ci cominciavamo a domandare a cosa servisse la NATO, e invece adesso c'è un dialogo tra i vari paesi che è completamente diverso da quello di 10 giorni fa. La Svizzera rinuncia alla sua neutralità storica e prende posizione. Non siamo più quella parte vecchia del mondo nella quale dominava la burocrazia. Ci stiamo riscoprendo? Ci stiamo riscoprendo, perché pensavamo che la guerra di cui abbiamo subito, come dicevo prima, le conseguenze tragiche e drammatiche, pensavamo fosse ormai una cosa molto lontana, che non ci potesse appartenere più, che avessimo ormai superato questo spettro della tragedia bellica. E invece improvvisamente ce la ritroviamo vicino casa, se non dentro casa. Questo risveglia naturalmente questo senso di solidarietà. E la partecipazione europea è stata esemplare in questa situazione. Forse è servito anche all'Europa questo risveglio per capire come, se non si vive insieme nella solidarietà, non si riesce a fronteggiare nessun tipo di emergenza. Non così è stato forse nei tempi passati, in altre situazioni. Probabilmente nemmeno nell'emergenza Covid c'è stata tanta sintonia, non c'è stata certo nell'accoglienza dei rifugiati che venivano dall'Africa attraverso la Libia. Oggi invece l'Europa ha capito che da soli non si va da nessuna parte, che le emergenze, come anche la vita ordinaria dei popoli, va affrontata in un clima, in uno stile e in un metodo e in un programma di grande solidarietà. L'Europa ha bisogno di essere unita. Il fatto della partecipazione della Svizzera è emblematico, evidentemente, cioè si risveglia anche una neutralità storica che diventa invece risposta prossima a un'emergenza che coinvolge anche queste nazioni. Non ha nulla da dirci tutto questo, ci dice molto, ci insegna molto, ci insegna la necessità di vivere e di fare insieme, di pensare insieme, di progettare insieme. D'altra parte, mi permetto di dire, questa l'Europa che sognavamo, non quella dell'euro soltanto. Se metto vicino gli eventi degli ultimi anni, eccellenza, il Covid e l'Ucraina, viene in mente che nessuno si salva da solo. Potrebbe essere questa la lezione, o sto cercando disperatamente una giustificazione? Per salvarsi da solo, considerato che stiamo tutti sulla stessa barca, bisogna buttarsi in mare e annegare. O si rema tutti nella stessa direzione. L'immagine della barca su cui ci stiamo tutti, volenti o nolenti, è emblematica, è una metafora molto bella. Cioè funziona nel dire che se stiamo sulla stessa barca, farci guerra sulla stessa barca significa naufragare. Ci obbliga, il fatto quantomeno di stare sulla stessa barca, ci obbliga a dover andare d'accordo, cioè andare insieme nella medesima direzione, raggiungere la salvezza. Non c'è una salvezza solitaria, individuale. C'è quella personale, ma che riguarda tutti quanti insieme, insieme ciascuno. E questo è il senso del camminare, del navigare sulla stessa barca. È necessario. Lei prima accennava alla disponibilità, all'accoglienza. Le immagini di questi giorni
ci fanno vedere persone che mettono a disposizione le case, gente che va con la macchina al confine, prende delle famiglie di profughi e le riporta qui indietro. Chi volesse sul territorio mettersi a disposizione per quel poco che può e nel modo in cui può, come può farlo sapere? C'è qualcuno che sta coordinando? Certo, a livello diocesano c'è la Caritas diocesana, appunto, che ha già emanato anche tutte le comunicazioni necessarie, anche con i riferimenti proprio dei luoghi e delle persone a cui orientarsi per poter dare la propria disponibilità. Ma io devo attestare che dopo poche ore dall'esplosione del conflitto bellico, alcune famiglie mi hanno chiamato o mi hanno scritto per dire: noi siamo disponibili ad accogliere famiglie ucraine. Le famiglie, prima ancora delle strutture diocesane. Io credo che ci sia, Dio non voglia, ma insomma, se c'è la necessità, c'è una grande partecipazione solidale delle nostre famiglie, oltre che delle strutture organizzate della diocesi con la Caritas diocesana, ma anche di tanto volontariato laico che sul territorio ha già aperto il cuore insieme con le proprie possibilità operative e organizzative. Pratiche. Sempre che la questione si fermi all'Ucraina. Sperando di sì, perché come così accennavo prima, manca solo una miccia per far esplodere e far divampare questa situazione che può diventare un po' fuori controllo. Ce lo auguriamo di no, però lo vogliamo scongiurare pure, però nessuno può metterci, è il caso di dire, la mano sul fuoco, perché può accadere l'irreparabile, Dio non voglia. Ci stiamo scoprendo comunque molto diversi. C'era un'immagine degli ultimi anni emblematica. Quest'uomo vestito di bianco, il successore di Pietro, che da solo in mezzo a questa piazza immensa, di fronte a questo crocifisso che è lì da secoli, sotto la pioggia. Di fatto noi ci scopriamo molto diversi oggi. Molto vulnerabili, certamente. Quella piazza, l'ho dichiarato quasi subito dopo quella serata indimenticabile, non è stata mai così piena come quella sera. Quella piazza ha conosciuto folle oceaniche, ma molto di più quella sera, eravamo tutti là, perché eravamo veramente in una condizione di vulnerabilità estrema. Non dobbiamo dimenticarlo però questo fatto. Noi siamo e restiamo sempre vulnerabili, perché la sindrome dell'onnipotenza fa male, disgrega, divide, crea conflitti, la smania di potere, la prevaricazione crea conflitti. È la vulnerabilità la giusta misura dell'uomo, e nella vulnerabilità la fraternità, perché la fraternità è una cordata di deboli. La fraternità è una cordata di deboli, insieme si va più lontano. Grazie al vescovo Gerardo Antonazzo. Grazie a voi.